Tra fast food, piatti freddi veloci e slow food, piatti caldi lunghi, spuntano novità per la scuola per chi deve aspettare il rientro pomeridiano. Un breve spazio per gli studenti stanchi ed affamati. Le soluzioni del panino di casa, una pizza fredda o una corsa al fast food, spesso non si riesce a mangiare un piatto caldo veloce. Per la prima volta nell'Italia entra la distribuzione dei primi piatti caldi in una sala mensa confortevole appositamente allestita per loro: pasta, lasagne, cannelloni, tortellini, perfino melanzane alla parmigiana. Questa è l'unica scuola che ha questo servizio nel Veneto? Direi che è l'unica scuola che ha questo servizio in Italia, per quello che noi siamo a conoscenza. Come si è passato alla distribuzione degli alimenti? Diciamo che la nostra azienda è specializzata da sempre a fare distributori per gli alimenti. È soprattutto un bisogno di mercato. Il caffè è un mercato che esiste da sempre. C'è una tendenza invece negli ultimi anni alla cosiddetta vita nomadica, cioè bisogna stare sempre di più al di fuori delle proprie case, non c'è il tempo di rientrare e allora si è creato anche il bisogno di portare sul posto di lavoro o di studio la possibilità di mangiare. Sono apprezzati dagli italiani i primi piatti caldi? Sì, sono apprezzati soproprutto perché sono dei problem solving, sono nati come problem solving, poi negli anni sono sviluppati come un'opportunità nell'interno dell'alimentazione degli italiani, soprattutto sia in casa che fuori casa negli ultimi anni. Una novità apprezzata dagli studenti e dal personale scolastico, un buon pasto caldo, pronti per affrontare un pomeriggio impegnativo.